Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi condivido con voi 5 manie da lettrice, quindi 5 abitudini che mi caratterizzano come lettrice. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un nuovo video e se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Bene, cominciamo. Allora, prima di tutto, come vedete, ho cambiato di nuovo postazione perché dove filmavo prima i video, adesso cioè la stanza acqua dietro è la camera della nostra bambina, quindi poi oggi è giornata uggiosa, qui c'è più luce, quindi per il momento mi sono posizionata qui, vediamo se è qualcosa che può tornare bene. Comunque direi di partire subito con le mie 5 manie, ma vi ricordo ovviamente come sempre di farmi sapere alla fine del video nei commenti quali sono le vostre manie da lettori. Numero 1. Non apro mai completamente i libri in versione economica perché non voglio che si crei assolutamente la piega nella costolina del libro. Quindi li apro sempre in maniera molto accurata, quindi li apro poco e non rigiro mai le pagine dietro per leggere più comodamente perché altrimenti so che si creerebbe quella pieghetta che rovina insomma l'estetica del libro e quindi non lo faccio mai. Numero 2. Dispongo i libri in ordine di altezza da sempre, fin da quando ero bambina. Pensate che disponevo anche i libri di scuola nella mensola dei libri di scuola in ordine di altezza e se quando facevo le medie, le scuole medie, le facevo chiaramente nel paese dove vivevo. Quindi poteva succedere di dimenticarmi un libro a casa, ma potevo chiamare la mia mamma e chiederle di portarmelo perché erano vicine a casa, insomma. E io sapevo sempre quale libro dirle di prendere perché sapevo esattamente la sua posizione all'interno dello scaffale, dato che li mettevo in ordine sempre nello stesso modo, dal più alto al più basso, sapevo anche indicativamente dove si posizionava ogni singolo libro e potevo così indicare alla mia mamma esattamente quale prendere per portarmelo a scuola. Questa abitudine mi è rimasta anche da adulta, quindi tutte le librerie che io ho in questa casa hanno i libri sì divisi indicativamente per genere, ma ogni scaffale è disposto in maniera appunto decrescente, dal libro più alto al libro più basso. Numero 3. Se devo interrompere la lettura e non sono arrivata alla fine di un capitolo, io devo sempre aver letto entrambe le pagine e quindi devo arrivare in fondo alla pagina di destra, girare pagina, arrivare al primo punto o al primo capoverso e da lì posso chiudere, inserire il segnalibro e chiudere il libro. Quindi per farvi capire, se una sera diciamo decidiamo di dormire, io sono, non so, all'inizio della pagina di destra, devo assolutamente arrivare in fondo, girare pagina e trovare il primo punto, il primo capoverso, altrimenti io non concludo la lettura. Non mi è mai capitato di chiudere il libro con una frase a metà, diciamo, delle pagine. Numero 4. Ho l'insano desiderio di riuscire a leggere tutti i libri che sono nella mia libreria che devono ancora essere letti. Ma perché dico insano? Perché ogni lettore forte, diciamo, che comunque ogni persona che ama leggere ha in libreria veramente molti libri che deve ancora leggere. Beh, per me non è così. Io ogni anno cerco di avere in libreria solo libri letti. Per ora non ci sono mai riuscita, però è anche vero che riesco a mantenere la mia TBR o comunque i libri che devo ancora leggere sempre sotto la decina, quindi sono sempre meno di 10, quindi sono abbastanza brava. Ma in generale il mio sogno, la mia utopia sarebbe di riuscire ad avere in libreria solo libri letti. Pensate che quando ero bambina in casa dei miei genitori avevamo delle librerie molto grandi perché e molto ben fornite, perché i miei genitori sono lettori, soprattutto la mia mamma è una lettrice forte, quindi avevamo tanti libri. Da bambine io e le mie sorelle avevamo tanti libri e io avevo anche in quel caso il sogno di riuscire a leggerli tutti, quindi per anni ho scritto in fondo all'ultima pagina di ogni libro che leggevo libro letto, perché così sapevo di averlo concluso e il mio sogno era di riuscire un giorno a mettere queste due parole alla fine di ogni libro della libreria di casa dei miei. Questo ovviamente non è stato possibile anche perché crescevo, quindi c'erano dei periodi in cui mi piaceva un certo genere di libri e poi andando avanti nel tempo me ne piacevano altri
altri e non tornavo più indietro. Però, insomma, questo è un desiderio che ho avuto da sempre. Numero 5. Ho inserito questa mania perché credo che sia l'opposto di tutto quello che fanno gli altri lettori. Quando c'è un libro con copertina rigida con la sovracopertina, solitamente si toglie la sovracopertina proprio per non rovinarla durante la lettura del libro. Nel mio caso invece io non la tolgo mai. Perché? Perché mi sembra uno spreco avere una bella copertina stampata appunto nella sovracopertina e non potermela godere quando vado a prendere il libro per leggerlo, quindi tenerla nascosta durante tutta la lettura e rimetterla soltanto alla fine, quando il libro comunque ritornerà sugli scaffali della libreria e non la vedrò più. Quindi preferisco stare molto attenta quando ho dei libri del genere, cerco veramente di trattarli con la massima cura per non rovinare la sovracopertina, ma non la tolgo perché mi piace godermela, visto che ho comprato quel libro anche forse per quella copertina. Bene, queste sono le mie 5 manie. Non so se possono essere considerate tali, se sono strane, oppure se anche altri di voi fanno come me. Quindi vi chiedo di nuovo di scrivermi nei commenti quali sono le vostre abitudini più strane come lettori. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo video. Ciao!